Ciao a tutti ragazzi, io sono Simo dei Mapaue e oggi sono qui insieme al buon Riccardo per presentarvi Necropolis Brutal Edition. Questo gioco è decisamente molto affascinante, ha anche una grafica molto particolare, sembra quasi un Dark Souls dallo stile di gioco e per me sarà un grandissimo piacere giocarlo per la prima volta con voi. Quindi, senza ulteriori indugi, cominciamo! Si parlava di una terza classe, si parlava. Così? Vabbè, ma è, secondo me è facile che l'aggiungeranno. Sì, ma piano piano ne aggiungeranno di più. Il mago, dici? Sì, è una sorta di mago. Tipo incantatore. Comunque dai, abbiamo abbastanza capito che tu farai il brutto e io farò la canaglia. Io avrei fatto un necromante, ma non posso. Esatto, quindi arrenditi. Sarebbe stato bello. Sarebbe stato il gruppo perfetto. Attenzione alle spalle! Aia, l'ho visto. Non male. Oh, vedi, qua ho parato in modo fiero. Sì, l'ho visto, hai avuto dei riflessi eccellenti. Molto bene. Oddio! Oddio. Ah, ma sono... Oh, no, okay. No, aspetta. No, ok. È che non... bellissima sta cosa. È tipo ascensore. Un ponte elevatorio. E qui cos'è? Qua, attenzione, no, aiuto. Ecco. È una trappola. Ah, ok, meno male che non toglie vita. Aspetta che andiamo prima qui o... No, aspetta. Prima giù. Prima ad andare prima giù. Sopra. Giù, ah no, giù, sono... giù, sì, giù mi sembra più... Oddio, è poco invitante, però... Ci sono dei mostri orribili giù, però. Sì, l'ho visto anch'io, per quello dico che è poco invitante. Vediamo se sono alla nostra... Possiamo saltare. Oddio, guarda, c'è quello con la mano di fiamma. Vieni qui. Che li intrappoliamo nel... ma loro non vengono, Devi saltare tu di là. Guardali che cadono, guardali. Però si suicidano, esatto. Venite. Venghino, signori, venghino. Dai, faccio io il ninja. Salto di là e poi torno di qua. Non puoi farlo da solo. Vai, torna indietro. Così li sfidiamo. Aiuto! Ma dai, ma è possibile? Non sto andando gran bene. Aiuto! Dove sei? Da questo coso spawna gente. Guarda! Dobbiamo distruggere... Scusa. Ah, guarda. Cos'è? Cos'è? Una spada tipo da pirata. Qui c'è bottino. Sì, è una specie di santuario questo qui. Santuario della carne marcia. Brillante. Adesso capisco perché dici che era una stanza brutta. Allora, aspetta che... Sì, questa qui praticamente è la stanza finale, dai, ci conviene farlo. Ho la pergamena della guarigione io. Cura tutti? No, non uccidermi. Mi sa che cura tutti e due. Vagli addosso. Ah, ma sai che con se schiacci R3 miri il nemico? Sì, lo sapevo. Io non lo sapevo, fino adesso ho viaggiato senza. Ma sei lento. Ecco perché era parecchio difficile. Anche io spesso vado senza, comunque. Però? Però così è molto più facile. Vabbè, uso la pergamena. Però guarisce anche i nemici. No. Questa è una cosa da non sottovalutare. Io te lo attiro, tu uccidilo così elimini questo sacco di humus. Guardalo. Muori. Ok. Attento che c'è una trappola qui. Cazzo, appena in tempo me l'hai detto. Ok, direi che non ce la stiamo cavando malissimo. Attenzione perché qui... Ci devono essere dei cristalli neri nei paraggi. Aia. Dietreggia. Che si fa danno. Attenzione. Questo è facile però da sconfiggere. Basta aspettare che faccia la mossa e poi gliela fai tu. Beh, fa niente. Ormai no. Te la tiene. Guarda, ho sbloccato un muro. Ah, ecco, vedi. Come hai fatto a sbloccarlo? Passandogli di fianco e leggendo. Non hai premuto niente. C'è un'armatura. Tonaca del Lich. Zio? Sembra strana.
Uzio. Fa vedere. Fammela provare a me solo per vedere com'è la colorazione. C'è dell'acqua anche. Aspetta un attimo. Come dell'acqua? Bevi. Non bere, aspetta, bere. Hai già bevuto. Cura la vita. Ottimo. Guarda. Bestia. No, te la lascio a te comunque. È bellissima, cioè, bellissima, è strana. Un po' lenta, lascio. Sì, però fa danno. Che poi se ci pensi, se uno di noi si porta dietro le robe, i materiali, per, cioè il libro per craftare le pozioni, poi ne gode anche l'altro, perché volendo certo. Posso craftare anche per te. Aia, ma no! Quanto leva! Aspetta, allora uso la pergamena degli amichetti, che non so cosa faccio. Ah, combattono fra di loro. Allora, no, ho sbagliato, madonna! Però mi sa che hai un limite con cui puoi curarmi, se no crepo. Ah no, mi sono rianimato, automatico. Sei rianimato? Non so se sia una cosa buona, però... Non so, forse ho fatto qualcosa... Madonna, cioè, mi ha già levato tutta la vita! Ah, però ho perso tutto, Ho perso anche il libro. Ecco. Ho perso il libro. Ecco perso come funziona. Se non ti rianimo io perdi gli oggetti. Due coglioni. Sono morto due volte in una maniera stupida. Vabbè, ma perché. Vabbè, tieni conto. Il cazzo che di coso salvati. Leva troppo. Non ha senso. Siamo salvati già, che non era così scontato. Avvelena. Cosa? No, ti sta tutto mangiando. No, ma Rick, stai attento, ti sciotta. Avevo mezza vita. Cioè, ma è possibile? Dai, dai, ti duro che lo ammazzi. Ok, molto bene. Dai, questo dovresti ucciderlo. Come vuoi morire, madonna? Com'è che hai fatto tu a sapere che stava scadendo il tempo? E comincia ad oscurarti... ad oscurarsi la visuale. Ah, ok. Ok, ho un gettone. A questo punto, siccome io sono veramente unzo, io andrei a spenderlo sto gettone. Prova ad aprire il portiere. Sì. Prova, dai. Uno scudo. Scudo solare. Soler! Però sembra fiero. Ma... Grado 2, non è granché. Non vedo perché disturbare. Qui? Qui mi sa distanza segreta. Invece aiuto, aiuto. Vieni via. Gli Street Shark. È tipo, Sì, attenzione, frullato della crisi di Balfour. Oh, come arma. Aia, bravissimo, grazie. Madonna. Fai il giro veloce e vieni dietro che mi prendo. Sì, infatti quello che sto facendo. Era proprio quello che volevo in squadra. Lo sapevi? Qui. Io volevo usare il tuo braccio. Grazie mille. Gasly. Lascia di combattere con là. Se alleni Gasly. Sono io. Fa male di brutto sto tizio, stai attento. C'è già l'evoluzione. Ma se non ti scambiare. Aia. Mi ha ucciso. Fa malissimo. Fa malissimo. Scappa via. La balestra, è la balestra che ci serve. Dai che ce la fai. Dai. Oddio, no, mi raspa. Mia. Ma porca di quella puttana. Oh, ce l'ho fatta per il tempo, scappa. Mi ha fatto morire tua sorella che nello stesso tempo ha detto quello che stavo pensando io e te. Guarda che ce n'è uno là buggato di Street Shark. Oppure quello lì azzurro. Oppure quello lì. Guarda, azzurro non... che si mette sulla nero è doppio. Oddio. Ma non è giusto. Attenzione a passare lì sulla tua destra. Attenzione. C'è una trappola lì. Ma non c'è, non si vede. No, non può stare così. Dove? Madonna, non è vero. Ma perché a te non escono? A me sono uscite delle... vedi? Non si vedeva.
si no, vede adesso. Adesso. Allora niente, andiamo? Sì, dai. Rischiamo le mele, come siamo. Come sempre. Comunque metto anche la... Le nostre la mele in primo box. Piano, proprio. Ci dà scambio. Oddio, sembra carina. Oddio. Aspetta, aspetta, aspetta che gli lancio una granata. Stai buono lì. Vai, vai. Servito a niente. Sì, mi sa che moriremo presto. Aiuto. Quanta gente. Cerca di farli uccidere a vicenda. C'ho questo scimmione gigante qui che... Raspa. Mi sono fatto esplodere una granata sui denti. Non è stata una buona idea. Io adesso faccio una cosa fiera. No, non è vero. Non mi è riuscita la mossa. Ben poco. Una pergamena sicuramente magica. Vabbè, usiamola. Che culo. Aia. È quella che blocca i nemici. Vieni, vieni. Dove sei? Ah, ma tu sei lì che stai raspando quello. Io stavo raspando tutti gli altri. Ho usato una pergamena a caso, senza sapere l'effetto, e li ho bloccati. Che tipo mi hanno aggredito. Oddio! Ma avevo tutta la vita! Ma sanna, ero proprio... Io vengo da te, vengo c'è da te. C'è il gorilla qui fermo davanti. Ok, ok. Aia. No, 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 via, via. Via, via. Sto via, morendo. Via. Sono hanno morto. Incastrato in un angolo, dai. Meno male, sono riuscito a scappare. Sono morto io, sto morendo. No, 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 non morirai. No. Sei rispawnato, però, va bene, dai. Pazienza, adesso uso la gemma a sto punto. L'importante è che non moriamo del tutto. Ho fatto un disastro. Mi sono suicidato ma ho ucciso tutti. Vieni a salvarmi. Ok, perfetto. Sto figaro cancaro di... Però almeno sono riuscito a ucciderli quelli lì. Ho tirato una bomba di... Ho preso un bastone di non so che cosa. Ho visto. Ma usalo? È una mazza? Sì. Però non ti vuole niente lenta. E io sono messo male. Ah vero, ma a volte mi dimentico di avere il lanciafiamme. C'è un forziere qui, però. Ma è una mana dal cielo sto cazzo di lanciafiamme, te lo giuro. No, che palle, ho trovato solo... Cioè, mi ha shottato. Attenzione a quello lì. No dai, non farmi perdere il lanciafiamme. Ci provo. Quanta vita hai? Il fatto che c'è un fece lumaca qui di fianco. Pochissima, pochissima. Ciao.